noi vogliamo chiederci cosa sta succedendo a Fabio Caressa, vogliamo capire in che stato di salute mentale è Fabio Caressa, se sia giusto che quest'uomo continui a fare le telecronache, perché è chiaro che il suo stato mentale è alterato. Cioè Caressa è uno che fa opinione, lo ascoltano milioni di giovani. Cioè io sono preoccupato per i miei figli che ascoltano Caressa, non so. Allora, cosa sta succedendo a Fabio? Perché è una cosa inconcepibile questa. Cioè ha dei comportamenti strani in casa, non so. Sì, guardi, non me ne parli. Da quando si è fissato con la fisica a casa è diventato un inferno. Sembra di stare a Super Quark. Ma perché? Cosa combina a casa, scusa? Lui cerca di dimostrare le leggi della fisica anche a casa. Si è proprio fissato. L'altro giorno mi ha detto di provare a lanciarmi da sopra l'armadio per vedere se ci sarebbe stata rotazione connessa alla gravità. Ah. Queste sono le regole segrete del calcio e noi definiremo qui in modo scientifico colpi, punizioni e tanto altro ancora. Tutto quello che succede sul campo, insomma, passerà sotto la lente di ingrandimento di un uomo, un fisico. E che fisico? La prova TV in Italia. No? La giustizia, il codice etico, ma c'è poco da ridere invece, c'è pochissimo da ridere. Queste sono cose serie, che sono state affrontate, scusate, ma anche solo ride di queste cose evidentemente. Il gioco dell'Atletico Madrid fa schifo, cioè questo lo dobbiamo dire con grande chiarezza, è una rottura di scatole infinita. Ma che cos'è sta cosa del sciolismo adesso? Ma come, sono 20 anni che diciamo che in Italia non si deve giocare il catenaccio, non bisogna fare solamente gioco speculativo, non è vero che il risultato conta solamente così. E ci diamo le martellate da 20 anni su questa cosa in Italia e poi il sciolo è un grande. E il sciolismo Che Guevara, ma come? Io non credo che i problemi di un giocatore possano dipendere dal fatto che fa l'amore, tanto per intenderci. Anzi, dovrebbe essere un vantaggio. Se poi fa tardi la sera, non lo so, ma non credo che la Juve permetta questo. Quindi io credo che, diciamo, la forma di quello che ha detto Nedved sia un po' andata al di là della sostanza del concetto che voleva esprimere. Però hai detto anche che non faranno bene al giocatore, cioè ti aspetti che questo alla fine... No, saranno indifferenti per il giocatore, okay, perché gli spiegheranno quello che è. Poi so che è tornata la fidanzata a casa adesso. Sì. E quindi... poi non lo so, quello dipende dalla loro vita privata, se questo è meglio o peggio. Vabbè. Sì, questo poi non, non entriamo, non lo so. Vediamo, non entriamo in merito. Allora. Perché anche questa, c'è stato il tweet del Milan che fa vedere che la linea tracciata da Sky, in questo caso, non dalla Juventus, sarebbe non parallela rispetto, vedi che non è parallela. Allora, guardate il taglio dell'erba, vedete che il taglio dell'erba che è parallelo, che non è parallelo lo stesso, è parallelo, ma non è parallelo nell'immagine, perché... Vedete che il taglio dell'erba che è parallelo, che non è parallelo lo stesso, è parallelo, ma non è parallelo nell'immagine... Degli altri dispetti gli fanno i draghetti, se gli altri draghetti gli fanno i funghetti... Vedete che la linea parallela poi si muove? Questa, sono fresco perché l'ho spiegata a mia figlia, che però fa le medie, ecco, quindi non è tanto difficile, si chiama prospettiva. Il Milan può vincere il derby in Coppa Italia? Sì, può essere tutto. Vero. Può essere anche che arrivi un asteroide sulla Terra tra 20 anni. Può essere tutto, quindi vero. Può vincere. Ma che fai ancora sveglio? Bambino. Domani c'è scuola, faccio come facevo, con mia figlia che c'è la stessa età. Domani c'è scuola, Pellegrini, che sei ancora sveglio a quest'ora. No. Fabio. Senti, domani vai di pomeriggio a scuola e sono contento per te, ma fai un po' il figo o no? Perché cioè, a 16 anni io se faccio due cose in Serie A, domani vado a scuola e faccio un po' il figo, diciamo la verità. No. Sono io mi segue un professore privato, quindi non ho la classe e non ho la possibilità di fare il figo. Beh, fallo col professore, figo, che te devo dire? Vai, professor, oggi ho fatto due gol, abbi pazienza. Le donne già ti saltano addosso a 16 anni? No, io sono fidanzato, guardi. Vabbè, ma allora sei troppo bravo ragazzo, io mi aspettavo uno alla Balotelli, invece sei un bravo ragazzo. No, sì. Anche Balotelli è un bravo ragazzo, ovviamente. Complimenti, grande Pelle, bravo. E si è fidanzata a 16 anni, lo so. Se voi ragazzi che avete una certa praticaccia gli volete spiegare un po' come funziona quel mondo. Scusate, c'è un'interruzione. No. Grazie. Bene. Fabio per avermi invitato.
certo, prego. Grazie. Sono molto contento che voi siete qua, voi soprattutto. Da cosa volete iniziare? Dai, da voi la scelta, facciamo una cosa democratica. Abbiamo le carte per ultimo. Allora abbiamo o il rating o l'algoritmo. In ogni caso svengo, non vi preoccupate. Io partirei con l'algoritmo. Partiamo l'algoritmo. Leviamoci subito la cosa. C'hai te la grafica dell'algoritmo? Ce l'ho io. No? C'hai te? Sì. C'è qualcosa te sull'algoritmo? No, io sono svenuto. No, ce l'hai tu. Questa c'ho volta io tutto è tuo. Sull'algoritmo. Vabbè. Seconda ipotesi dell'algoritmo, clamorosa. Clamorosa. È fuori di testa. Piove. Io non c'entro. Sospesa per pioggia è la seconda. Meno male. 5 a 3. Ho dovuto scrivervi i nostri vero falso, cioè noi abbiamo una vita molto più Ma parla di te, parla di te. Scusa, la mia vita non è poi così banale. Va bene. Allora scrivi. No, scusa, tipo le ricette di Caressa. No, lascia fare la Benedetta, no, è questo che voleva dire. O sbaglio? Allora, dopo che questa, chiudete gli occhi. Abbiamo un tifoso Conte nella cabina del pallone pure lui. Ha portato il pallone. Questa faccia non mi è nuova. Boban, ti informo che per metà della tua vita hai corso dietro a un corpo tozzo. Mi mandi per cortesia, Angelo, quella musica là? Bisogna tornare, questo era il telefono praticamente di Paolo Valenti, quello di Batman, quello di Paolo Valenti degli anni 70, perché vedete che allora era dagli anni e quindi io sono pronto, ecco, adesso non sono tanto pratico, io devo dire per fortuna di queste cose, non sono, però io sono pronto adesso a fare la puntata con Animo, beh, questo è evidente, anni 70, ma siamo tornati agli anni 70 secondo voi? Anima mia, siamo tornati agli anni 70, non fare la foto, tanto su internet non avrei difficoltà a trovare. Veramente, questa la faccio, anni 70, no. Dybala, tunnel, Cuadrado, ma cosa sta facendo Dybala stasera? Ho visto delle cose pazzesche. Che voi umani non potreste immaginarvi. Ma questa cosa qua? Esterno a piedi di contromanzo, tunnel. Ma perché poi vede il proprio compagno. Ma di cosa stiamo parlando? Io credo che per l'Inter vedremo, ma proprio dei nomi, ma proprio grossi, Faccio un esempio. Messi. Addirittura. Beh, insomma, vecchio pallino, ma è sempre stato impossibile e raggiungibile, a detta di tutti. Quando veniva a fare visita a Messi farebbe bene andare via da Barcellona, e al Barcellona in questo momento farebbe bene fare un passo oltre Messi. Però dovrebbe andare a sostituirlo poi a quel punto. Sì, ce ne sono tanti. Punto. Sì, ce ne sono tanti. Ma no! Mamma mia! Dai, vai! Era meglio non farlo. Era meglio non farlo, questa interruzione. Altri tell. E stiamo alla fiera del paese. Vabbè, cioè, però sui marcatori volevo dirti che Guisa, che lui non si è fatto caso, ha superato Fabuloso, perché non segna da un mese. Cioè, ha tu c'è una VIP a campionato, Curani, Guisa. Ha fatto 7 gol nelle ultime 4 partite. Una VIP a campionato tu devi tenere, vabbè. Dai, secondo me sei te che non c'hai bene, insomma, la cosa, no? Vabbè. Cioè, ci capisci. Ti vedo un po' po' innervosito, non so. No, però insomma, cioè, mi stai attaccando all'inizio puntata. Oggi non è una giornata un po' così, ti ho chiesto, no? Vabbè, sono 20 anni che facciamo la trasmissione. Vabbè, dai, andiamo avanti, appuntamenti? Oh, ma mi ha imbottito. No, non ti preoccupare, fai i suoi appuntamenti, dai. Vabbè. Vediamo gli appuntamenti di questa puntata. Hai mandati, anzi l'hanno pure fatti già vedere, mi sa. Vabbè, ma siamo in diretta, ma mi ha imbruttito proprio. No, ma Antonio, vabbè, comunque, cioè, sai che c'è? Tanto, sì. Cioè, volevo continuare con Trevisani, la seconda parte, non è che... Come con Trevisani? Cioè... Ma mi ha imbruttito proprio. No, però, vabbè, tanto... Dai. Vabbè, tanto è uguale, c'è stai o non c'è stai, come vabbè, sanno tutti, è la stessa cosa, quindi che differenza. Se no chiama la pubblicità e... Vabbè, allora, fermiamoci un attimo. No, fermiamoci un attimo con la pubblicità. Che... No, vuoi dire, mica che... Dai, veramente, non... Che? Siamo in diretta, siamo in diretta. Vabbè, ma... cioè, oggi non è registrato, siamo in diretta. Trevi, fa una cosa, va. Siamo in diretta. Vabbè, fermiamoci un attimo, mandiamo la pubblicità e poi torniamo in diretta tra poco con il campionato inglese anche. Tornare su questo argomento perché in questo momento spopola sul web. Parliamo perché speravo che si strozzasse con quel panino. Ecco, ci ha dato. Ma proprio si doveva strozzare, ma senza farsi male, cioè. Ripiloghiamo, Sutton Arsenal, secondo portiere in panchina. Secondo portiere un obeso.
Questo è un signore con evidenti problemi e disturbi alimentari che va a bere la birra nel pub prima di giocare, va a mangiare un panino, ma guardate, tutti, ah, idolo, grande, grande idolo, grande... No, no, non è un idolo, non è un idolo, è un ciccione. Uga. Hai capito. Vabbè. Noi continuiamo a giocare. Ci chiama un po' però. Va bene. Pirlo, Boban e gli altri campioni che vi abbiamo mostrato in questa puntata con il loro talento scatenano delle forze che solo la scienza sa spiegare. E sono sicuro che magari in un campo come questo un futuro campione sta già provando nuovi colpi, nuove punizioni per sfidare le leggi della scienza.